qui oggi per parlare di uno dei protagonisti di questo avvio di stagione della Juventus, perché oggi parliamo di Federico Bernardeschi. Salve a tutti ragazzi, sono Tripi10, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video, non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche che è importantissima e non vi dimenticate ovviamente di, seguirmi nei link social su Instagram. Calciomercato.com ci viene in soccorso per quanto riguarda Bernardeschi, perché c'è un retroscena di mercato molto interessante. Nel corso di tutto questo tempo io vi ho parlato di calciomercato, vi ho parlato degli affari segreti che non si sono concretizzati, vi parlo anche oggi di un affare molto importante per quanto riguarda il post mondiale, perché dopo i mondiali il Chelsea di Maurizio Sarri, sapendo già che Sarri giustamente sarebbe stato l'allenatore del Chelsea, ha chiesto appunto al tecnico bianconero di fare una ovviamente azzurro dei Blues del Chelsea, di fare giustamente una lista dei calciatori che avrebbe voluto vedere appunto con la maglia dei Principi di Londra. Ma che cosa è successo praticamente? Sarri, oltre a Rugani, oltre a Higuain, aveva messo in lista anche il nome di Bernardeschi. Ovviamente l'idea di Sarri era quello di inizialmente giocare con un modulo diverso, probabilmente Bernardeschi avrebbe occupato un ruolo diverso rispetto a quanto fa nella Juventus, però comunque c'era l'idea da parte di Sarri, perché Sarri è un grande stimatore di Bernardeschi da parecchi anni e perché anche quando la Juventus prelevò Bernardeschi c'era stato un piccolo duello di mercato con il Chelsea e ricordo anche un interessamento all'epoca del Nantes in Francia. Però ragazzi, però cosa è successo? Il Chelsea ha provato, secondo alcuni colleghi inglesi, secondo appunto quelli di calciomercato.com, a fare un'offerta per Bernardeschi alla Juventus. Non si sa l'entità dell'offerta, quindi non sto qui ad inventare cifre perché altrimenti vi prenderei in giro. Credo comunque che fosse superiore ai 40, nel senso, sapendo che la Juventus avesse preso Bernardeschi appunto a 40 sarebbe stato abbastanza inutile andare lì dalla Juve, ok ti do 20 milioni regalamelo, cioè ci sarebbe stato proprio margine, quindi credo dai 45 milioni in su, non so quanto hanno offerto, ma la Juventus, fatto sta che la proposta non l'ha nemmeno ascoltata, perché ecco, hanno fatto così, hanno preso la proposta, l'hanno accartocciata e l'hanno gittata nel cestino della spazzatura. Perché? Perché Bernardeschi è praticamente un punto focale del progetto bianconero a lungo termine. Ovviamente stiamo parlando di un giocatore che non solo viene stimato da Allegri, perché comunque state ben tranquilli che è un allenatore che gli dà il minutaggio che sta avendo adesso, se un allenatore lo tratta così comunque è un allenatore che lo stima, ma è un giocatore che viene anche ben voluto dai compagni di squadra, perché non so se avete notato, Bernardeschi è intesa con tutti. Bernardeschi è intesa con Dybala, Bernardeschi è intesa con Ronaldo, e la cosa è più unica che rara, perché sembra essere l'unico con cui lo stile di gioco si sposa a meraviglia. Bernardeschi lo metti seconda punta con Mandzukic, ce la sa fare. Bernardeschi fa l'ira di Dio, fa tutto veramente, una cosa impressionante. Un giocatore che a me personalmente piace moltissimo proprio per questa sua caratteristica di mettersi sempre a disposizione. Ci sono stati calciatori nella storia della Juventus che avevano tanto più talento di Bernardeschi, o almeno sulla carta erano fuori classe. Bernardeschi forse era soltanto un giovane di talento, però poi quando vai in campo conta poco quello che tu hai fatto in passato e conta poco quello che la gente pensa di te, conta solamente quello che fai, ragazzi. E io quando vedo giocare Bernardeschi vedo un ragazzo che sputa veramente sangue e sudore per la squadra, ed è una cosa che mi riempie comunque di orgoglio per quanto riguarda Bernardeschi e la Juventus, perché vedere un ragazzo italiano così legato a questi colori, così ben inserito all'interno di un contesto politico, se vogliamo, gerarchico come la Juventus, è comunque molto, molto soddisfacente dal mio punto di vista, perché vorrei che crescesse sempre di più questo ragazzo, questo Bernardeschi. Insomma, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi.